Non so cosa mi stia dicendo questa signora, nel dubbio io la seguo. Lakshmi Narayana. Quella nonnina era troppo felice quando le ho regalato un'istantanea. Che carina quella signora, stava pregando tipo l'aldea Lakshmi. Comunque ragazzi, bentornati in Nepal, siamo ancora panauti, però ci stiamo spostando verso Banepa. Stiamo andando a fare una... E siamo già arrivati a Banepa. È una piccola città che si trova sulla strada per Kathmandu. Eccolo, Dominus. C'ha solo il nome. E niente ragazzi, proviamo la pizza anche in Nepal. Stanno mettendo delle capre dentro al bus. Che posticino raffinato. Che c'è? Pasta puttanesca. Posso prendere di lì? Prendiamo la pasta alla puttanesca. Allora, vediamo un po' che pizze ci sono. Siamo venuti a mangiare la pizza perché uno dei ragazzi dell'associazione di Claudio, che è quello con la camicia nera che ho inquadrato prima, ha trovato lavoro qui. Quindi ogni mattina prende la moto che hanno loro e che avremmo dovuto prendere noi per venire qua, invece abbiamo preso il bus, e viene qua a lavorare, fa il cameriere in questa pizzeria che è praticamente la versione nepalese tarocca di Domino Pizza. E quindi Claudio, che è mister mangio solo italiano all'estero, mi ha obbligato. Sai che forse mi prendo una bella hawaiana? Sarebbe no, non so. This water, ok. È molto calda. È proprio un bicchiere di acqua calda. Va bene. Ghiaccio nepalese. Allora, questo qua è freddo, coordinato. Lo zucchero te lo portano a parte. Ed è questo. E me lo bevo senza. Oddio, che buono. Mito cha, che vuol dire... È buono, cioè, è buono. Mito gusto, cha sì. Mito China non è buono. Mito China vuol dire... No, davvero, Mito cha è buono, Mito China non è buono. Zio, è arrivata la tua Sprite. Cazzo pizza! Ma si può venire in pizzeria a ordinare i momo? C'ha una bellissima faccia però. Ovviamente ha preso anche una pizza. Questa qua è un po' estrema anche per me. Infatti è la pizza di Suman. Però... No, però niente, non la voglio. Questa cos'è? Sembra comunque più buona della pizza di Cape Town. La mia, ovviamente, è pineapple e bacon. Pizza con pollo, mai mangiato in vita mia. Pure l'olio piccante c'hanno. Com'è, zio? La pasta è incredibilmente buona. Cos'è questa cosa bellissima? Veg pagora. Sono delle verdure in pastella con una salsa piccante. Beh, effettivamente c'è un bellissimo aspetto. Ma buona. È veramente buona. Ok ragazzi, insultatemi pure per il fatto che mangio la pizza all'estero, la pizza con l'ananas e bla bla bla, però è buona. E qua qualcuno commenterà: Nicolò, mangi le peggio schifezze, per te è tutto mega buono. Cioè, me l'hanno già scritto mille volte. In realtà, cioè, a parte che è difficile giudicare dal video, però, cioè, se mi piace, mi piace. E questa qua devo dire che sembra un'ottima pizza da kebabaro. Cioè, mi conviene dire che fa schifo e fare mille scene. Invece no, ci sta raga. Comunque fa troppo ridere sto bottiglione gigante di Sprite. Se lo steccano tutto, loro due. Io sono curioso di provare anche l'olio piccante a sto punto. Ah, momento selfie? Mi ha oggettivamente stupito. The first. Siamo i primi italiani. E dopo ci facciamo pure un'istantanea. Così gliela regaliamo. Oh, Suman, non l'hai ancora assaggiata? Try. No, ragazzi. Gliene prendiamo un paio da portare ai ragazzi dopo? Sì, caro! Mito cha?
Comunque ci sta che in questa pizzeria, oltre alla pizza molto buona, hanno anche un bel po' di cucina nepalese, a quanto pare molto buona pure quella, quindi adesso l'assaggiamo. Comunque sulla pizza di Suman c'è su il pollo, il bacon, l'ananas, i wuster, i funghi, le olive nere, la cipolla, peperoni. I peperoni. Questa io la chiamerei pizza spiak. Take a slice. I've already tried mine. Do you want to try my pagoda? Do you like pineapple or pizza? Niente, vogliono farmi provare quella col pollo piccante. No, no, piccante. Ah, piccantissima. Madonna, è veramente tanto piccante questa. Ah, è vero, ma te avevi ordinato la quattro formaggi, ma... Zio, ma... No, ha ordinato la mix. No, avevamo ordinato la quattro formaggi noi per Suman. What did you order? Quattro formaggi. Quattro formaggi? This is quattro formaggi? No. Perché ti ha portato... No, infatti mi sembrava strano. È una maialata, eh? Qua si torna sulla terra. Sì, no. Quanto... Troppo. Quando sono andato a fare la vacanza studio a Cambridge, mi hanno portato a mangiare da Pizza Hut. È la prima cosa che mi è venuta in mente provando questa fetta di pizza. Che porcata. Ma è anche diversa la pasta. La mia era molto più buona di questa porcata. Questi li ho mangiati in India comunque, però in India del nord, perché in Andhra Pradesh non c'è niente di tutto ciò. Quando stavo in Andhra Pradesh, essendo una zona molto povera, mangiavo solamente riso, chapati, banane e se andava bene qualche uovo. Che buoni. Che top pranzo. Tutto questo verde è peperoncino. Come si chiamano questi? Masala Papad. Ok, è arrivato il conto. Totale 2736 rupie. Che bello, raga, sono molto molto contento. Alla fine, per tutta la roba che abbiamo ordinato, ovvero tre pizze belle cariche, più quattro piatti di cucina più locale, un mega bottiglione di Sprite, altre due bevande, ho lasciato 3000 rupie nepalesi, mancia compresa, 24,90 euro, per offrire il pranzo a tutti. Comunque devo fare i complimenti ai pizzaioli. Hai visto che c'hanno anche il forno a legna? Sì, sì, puoi fare. Ah, si può entrare così, norme igieniche? Cioè, vedi che c'è proprio che storia. Ma per quello è buona. Ah, grande. Questo è per voi, raga. Aspetta, che così si sviluppa prima. Che bello, raga, sono troppo felice. E so che ci saranno dei commenti soliti quando faccio i video della pizza, è sempre così, specialmente quando vado in tendenza. Arrivano un sacco di persone che non mi conoscono, vedono due video, decidono che li sto sulle palle e mi riempiono di insulti adesso anche in privato per email. Però io lo faccio lo stesso perché mi diverto. È stato bellissimo pranzare con loro. Ma poi vi immaginate che palle se fossi uno di quelli che arriva all'opportunità di andare in una pizzeria con dei ragazzi nepalesi appena conosciuti, in un posto a caso, con Claudio Pellizzeni. Vi immaginate se dicessi no, io la pizza adesso non la mangio? Ma sì, raga, è molto più bello viaggiare quando non ti fai le menate, perché poi ti ritrovi in queste situazioni assurde. E ricordate, se sfidi la montagna, punta alla pareggio. Cosa fai? Sta andando il kite, non ha capito. Adesso prendiamo una pizza anche per i ragazzi che ci aspettano a Panauti e poi ci facciamo un giretto della zona, nuova città nepalese da scoprire. E un altro bellissimo ricordo da portare a casa. Se venite in Nepal, raga, non fatevi scappare Domino Starocco. Secondo voi è la coda di quale animale questa? Oh,
che figata di posto. Panauti. Chi sei, Panauti? Ciao, squadra squadra. Quattro squadra su Ben & Jerry's. E ora quando ti vado. Vince l'anno una. A dire. Nick, which side you will stay? I can stay here. Okay. With the pool one, with the door also. Ok ragazzi, abbiamo visto che non c'erano taxi, stavamo per prendere il bus ma era pieno intasato, c'era addirittura la gente appesa fuori. Poi è passato un tuk tuk e siamo saliti per 300 rupie, ci riporta Panauti. La cosa assurda è che per la prima volta prendo un tuk tuk elettrico, cioè questo è un tuk tuk elettrico in Nepal, assurdo. Fermata a Panauti. Ci pensi tu, zio? Ok raga, noi siamo tornati a Panauti, adesso facciamo un salto a casa per lasciare giù due robe e niente, vi auguro una fantastica giornata, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, codice Safari, 10 euro gratis, link in descrizione e cerchiamo di non farci investire. Più polvere nei polmoni che in cantina.